con 7 punti, seguita da Mali proprio con 5. Palloni recuperati, 14 per la Nigeria, 13 per la Liberia. Intanto la regia ci informa di quella che è la situazione numerica al di là del risultato su Liberia e Nigeria, partita che non ha avuto una gran storia, a meno che non venga stravolta questa stessa storia dei 90 minuti nell'ultimo quarto d'ora, ma sicuramente per i primi 75 minuti la partita l'ha fatta, lo si può dire tranquillamente, la Nigeria, che adesso affonda ancora sulla destra con Yobo, e la traversone sul secondo palo, un intervento almeno dubbio, anche se poi di questi contatti in area di rigore ce ne sono sempre molti, ma è stato spinto alle spalle Kanu che è ancora pronto a ricevere la cross, eccolo Kanu che controlla in area di rigore, la chiusura poi tempestiva, poi ancora un tiro dalla lunghissima distanza, il sinistro potente bloccato da Crichton, che sembra essere forse l'unico dei suoi insieme a George Weah qui in azione a continuare a credere nel risultato. George Weah ha provato l'affondo, ha provato lo slalom solitario, autore di un gol entrato ormai nella storia, quello di George Weah, nella storia del calcio, quando ancora militava nel Milan, un coast to coast dal limite dell'area di rigore propria alla linea di fondo, ormai alla linea di porta, contro il Verona in occasione di una sfida dei rossoneri a San Siro. George Weah si è reso davvero protagonista di uno dei gol più belli della storia del calcio, al pari forse, ma una cavalcata di qualche metro in meno, al pari, dicevo, di quello di Diego Armando Maradona nel mondiale del 90 con del 94, scusate, nella sfida contro l'Inghilterra. Qualche anno prima, non nel 94, nel mondiale del 1986, vinto poi dalla stessa Argentina, in quell'occasione Diego Armando Maradona realizzò davvero un gol strepitoso. Dal corner intanto, calcio d'angolo per la Liberia, in avanti. Siamo oltre il 76esimo minuto. La battuta dalla bandierina, palla che viene allontanata da Kanu, dalla propria area di rigore. Ancora un calcione rifilato alla sfera da Gebro. Palla che ballonzola al limite dell'area. Attenzione con la Nigeria che adesso può ancora far sua la sfera, uscire. E poi il lancio di Okocha con l'esterno, una grandissima giocata per Babangida, che punta la retroguardia avversaria, entra in area di rigore, mantiene in campo il pallone. Ancora una volta avete visto l'uscita sicurissima di Crichton, primo piano per Babangida. Si è involato sulla destra il piccolo numero 13, mentre Kanu prova ad involarsi all'interno, proprio ad incunearsi nella retroguardia liberiana, che poi commette fallo. Ancora con Dionysius Sebue, qui abbiamo rivisto il fallo alle spalle proprio di Sebue su Laval. Calcio di punizione dunque, JJ Okocha come sempre sulla sfera, sempre tre gli uomini in barriera voluti da Crichton, Laval sul pallone probabilmente anche per toccare, comunque una soluzione, parte Okocha, questa volta il tiro non è irresistibile, tutt'altro. Eccolo inquadrato il giocatore del Paris Saint Germain con la maglia numero 10, numero che tra l'altro indossa anche in occasione delle sfide transalpine con la maglia del Paris Saint Germain, maglia ben nota anche al suo avversario di questa sera, George Weah. Liberia che ora si rende ancora pericolosa sulla destra, pochi però i traversoni precisi e puntuali. George Weah pronto a ricevere il pallone, George Weah che scalcia adesso in porta di collo pieno. Palla che non avrebbe terminato la corsa all'interno dello specchio della rete difesa da Chorunno, ma è stato comunque un tiro piuttosto pericoloso, quantomeno per alleggerire la pressione della Nigeria, che adesso non riesce a tornare in avanti. Frazione questa che vede la Liberia
in avanti, guadagnare qualche metro con Sarr, il nuovo entrato, la maglia numero 11, Mas Sarr, classe 1973. Abbiamo rivisto intanto il tiro di Georges Weah, colpo di testa ora del liberiano Sebue, poi il perno anche lui della sua retroguardia. Tanto Mali e Algeria sono sempre ferme sul risultato di 2-0 per i padroni di casa, pronti ad entrare, pronto ad entrare per la Liberia anche un altro giocatore. Si tratta del numero 2 Fallà, Johnson Fallà, evidentemente difensore. Vedremo chi andrà a sostituire, mentre Crichton è pronto a rinviare, ma c'è un problema fisico. I giocatori che intanto da questa immagine potete notare che indossano scarpa 13, evidentemente il terreno di gioco è più che perfetto, terreno di gioco dunque in ottime condizioni. Non si poteva pensare forse così all'inizio, prima di questa Coppa d'Africa, delle condizioni così buone. Ed eccolo inquadrato di spalle con la maglia numero 2, Johnson, che è pronto ad entrare sul terreno di gioco ormai a 9 minuti dal termine. E mentre si trova sul rettangolo verde, infortunato purtroppo per lui, Sarr, anzi no, si tratta del numero 17 Gebro, problema fisico evidentemente. La sostituzione potrebbe avvenire proprio in questo senso, cioè far uscire Georges Gebro e far entrare Johnson Fallà. Dicevo che potremmo dare un'occhiata dunque ancora a quella che è la situazione riepilogativa dei gironi, grazie a Franco D'Assisto. Sì Claudio, ricordiamo ancora il 2-0 che sta maturando in questo secondo tempo, ovviamente squadre demotivate alla... Fra Mali e Algeria non c'è più nulla da dire, l'Algeria è ultimissima, il Mali primissimo nel suo girone, che è questo appunto, anzi è più primo perché la Nigeria è riuscita a passare in vantaggio, quindi sicuramente ancora comunque qualificato. Le cose sono abbastanza ormai stabilizzate, mancano solo 8 minuti alla fine di questi due incontri, insomma diciamo che la Coppa d'Africa di Mali 2002 ha emesso i suoi primi verdetti. Però attenzione a questo attacco Claudio. Sì, con la Liberia che si rende ancora pericolosa, palla che però è uscita dall'area di rigore, ci ritorna in questo momento, ma ancora la difesa nigeriana, poi il tiro tentato che termina sulla sinistra di Sciorunno. A te Franco. Sì, stavo dicendo, i verdetti sono praticamente certi, a meno che appunto la Liberia non riesca in un clamoroso recupero di questi ultimi 7 minuti e mezzo, e quindi ricordiamo ancora in questo girone 1 la Nigeria e il Mali, paese organizzatore di questa Coppa d'Africa, saranno fra 7 minuti le qualificate ai quarti di finale. Ma andiamo a vedere quello che succede invece negli altri giorni, quello che succederà nei prossimi giorni. Prima abbiamo visto le classifiche, adesso ricordiamo i prossimi incontri. Per quanto riguarda il gruppo 2, ricordiamo, si giocheranno domani le partite sempre in contemporanea e sempre con l'attenzione di Eurosport sulle due partite contemporaneamente. Il Marocco incontrerà a Segù il Sudafrica, in una partita veramente molto interessante. Marocco-Sudafrica sono due delle più grandi e più importanti e più tradizionali squadre nazionali del movimento calcistico africano. E invece a Mbopti, Burkina Faso e Ghana per la parte bassa, diciamo così, della classifica del gruppo 2, che ricordo è guidata dal Marocco con 4 punti. Per quanto concerne invece il gruppo 3, si giocheranno sempre domani le partite Camerun-Togo e Congo-Costa d'Avorio. Ricordo il Camerun guida il gruppo con 6 punti. E per quanto concerne invece il gruppo 4, guidato con 6 punti dal Senegal, il Senegal incontrerà la Tunisia il 31 gennaio, contro la Tunisia appunto a Cagliès. L'Egitto incontrerà lo Zambia a Bamako, sempre alle 16 del 31 gennaio. Questo è il calendario, quindi il 31 gennaio sapremo quali saranno le 8 squadre che parteciperanno ai quarti di finale di questa Coppa d'Africa del 2022. E quindi dopo quest'ampia panoramica siamo arrivati all'84esimo
minuto, 6 minuti al termine, dunque con le due formazioni sempre ferme sull'1-0 in favore della Nigeria, viene inquadrato per la Liberia. La messa in gioco già avvenuta per la formazione bianco-verde con Kanu che per l'ennesima volta è stato strattonato da Dixon, evidentemente oltre ad una differenza fisica, una differenza tecnica, molto più bravo l'ex attaccante dell'Inter, e quindi grosse difficoltà per i difensori liberiani, mentre dovrebbero esserci degli aggiornamenti tra qualche istante per quello che riguarda Mali ed Algeria. Un probabile tocco con il braccio viene lasciato correre dall'arbitro della partita, lo ricordo, il signor Falla, mentre qui la Nigeria non bada a spese, non bada allo spettacolo, un calcione di Taribo West per liberare, adesso il contropiede che parte con fine di gioco con Babangida che entra in area di rigore, si fa però recuperare Nigeria che fallisce incredibilmente a 4 minuti e mezzo dalla fine, il gol del 2-0 con Babangida che è andato vicinissimo e ancora una volta si è reso protagonista di un grandioso recupero Dionisius Sebue. Qui continua a sorridere Babangida dopo l'errore precedente quando si era portato il pallone oltre la linea di fondo. Babangida ha fallito incredibilmente il gol del 2-0 che avrebbe chiuso di fatto il match, già peraltro in un vicolo cieco per la Liberia che adesso allontana il pallone in un modo un po' approssimativo, la retroguardia ribadisce ancora verso il centrocampo e a questo punto lo spettacolo viene meno con la Nigeria che ha davvero poco da chiedere a questa sfida se non appunto il 2-0 che potrebbe permettere alla Nigeria stessa di chiudere anticipatamente la sfida. Qui abbiamo visto un tiraccio di Taribo West, mentre qui possiamo rivedere il contropiede velocissimo di Babangida che non ha toccato il pallone, se non sbaglio non l'ha toccato, e questo non gli ha permesso di continuare la corsa inseguendo la sfera stessa e cercando poi di battere nella porta sguarnita perché Crichton era ormai fuori dai pali ed era stato già anche superato. Un calcio di punizione per la Liberia quando ci avviciniamo all'87esimo minuto. Questa è la situazione dei falli, 19 per la Nigeria, 19 falli commessi, colpo di testa di George Weah che stacca altissimo, disturbato però nella sua azione, e il pallone termina oltre la linea di fondo campo. Sorrisi per tutti i giocatori nigeriani, ovviamente c'è grande soddisfazione perché se la Nigeria era senza dubbio una delle formazioni additate come le protagoniste, raggiungere comunque la qualificazione alla fase successiva è sempre comunque un importante evento. Naturalmente ritroveremo poi, come già ricordato da Franco D'Assisti, il 31 tutte le altre formazioni qualificate, le 8 che accederanno così ai quarti di finale, e in quel momento naturalmente ci saranno le 8 formazioni migliori per lottare. È intanto una brutta reazione, questo è sicuramente un gesto da condannare di Dionisius Sebue che ha cercato di rifilare una gomitata all'autore del gol, Agaowa, che lo ricordiamo, rivediamo intanto il replay, per fortuna non l'ha colpito, deve essere un duro colpo nel vero senso della parola la gomitata rifilata da Sebue al suo avversario, autore del gol, autore di un modo particolare di festeggiarlo. Abbiamo visto diverse le pirouette, abbiamo visto volteggiare sul terreno di gioco con Kanu, divertito. Torniamo però alla cronaca, un minuto e mezzo allo scadere, ormai si attende di fatto solo il fischio finale, 1-2 tra JJ Okocha e l'arbitro. Torna ancora in possesso di palla e non poteva che essere così il nigeriano, palla che arriva a Yobo sulla destra, Nigeria che prova a spingere adesso anche con Kanu, non viene chiuso l'1-2 fra l'attaccante nigeriano e Yobo, un altro fallo commesso da Sebue, rivediamo, fallo alle spalle con Kanu che si è letteralmente afflosciato sul terreno di gioco. Attenzione, Babangida, ancora lui protagonista, la sua velocità, la sua tecnica lo ha portato ad entrare in area di rigore,
Nulla da fare però per la Nigeria, che non va a concludere in gol. Vediamo se invece riesce la Liberia a concretizzare la propria manovra. George Weah, in attesa del pallone, potrebbe starci il fallo a favore della Nigeria. Si arrabbia in modo piuttosto evidente Yenai, che probabilmente voleva il calcio di rigore. È stato trattenuto, ma da questa inquadratura possiamo vedere quello che è successo. E ci sta il fallo a favore della Nigeria, sicuramente con un po' di furbizia. Sì, è terminato poi a terra, ma osservate il braccio sinistro come tiene indietro il suo avversario, come tiene indietro Okoronkwo, che è rimasto fermo, immobile sul terreno di gioco, senza avere la possibilità di andare a giocare il pallone. Eccolo ancora inquadrato Yenai. L'azione intanto che si è portata dalla parte opposta rimane sul terreno di gioco. Dovrebbe trattarsi di Kanu, ormai al 90esimo, infatti è Kanu, dolorante, con una pettinatura, con una capigliatura completamente nuova. Vediamo se si rende necessario anche per lui, intanto scarpe a 13, scarpe con i tacchetti in gomma. Vediamo se si rende necessario, probabilmente no, l'ingresso dei massaggiatori e dei dottori. Kanu, una smorfia di sofferenza, ma sicuramente soddisfatto, così come tutto il gruppo nigeriano, per questa vittoria che porta dunque la Nigeria a 7 punti in classifica nel gruppo A, davanti a Mali, che con 5 punti ha la possibilità dunque di qualificarsi, di aggiudicarsi il passaggio al secondo turno. 3 minuti di recupero, 180 secondi, ne è già trascorso 1 e mezzo quasi, quindi ancora 1 minuto e mezzo da giocare prima di sentire il triplice fischio finale. Partita che ha davvero poco da chiedere ormai, con l'arbitro che probabilmente anche lui non vede l'ora di fischiare la fine dell'incontro. C'è ancora il tempo però probabilmente per una sostituzione. Pronto ad entrare con la maglia numero 8 Yakubu, e sta per uscire l'autore del gol, Agaowa. Sostituzione dunque questa che probabilmente farà allontanare il fischio finale almeno di 30 secondi. Ricordiamo che infatti secondo le regole FIFA ogni sostituzione deve essere recuperata con 30 secondi. Questa infatti la conferma della sostituzione avvenuta in casa nigeriana. Liberia che in qualche modo forse ci crede ancora, nonostante manchino 45 secondi. George Weah, area di rigore, la chiusura però non gli permette di andare a battere a rete. Conquista comunque un calcio d'angolo. 30 secondi alla termine. Taribo West dà alcune indicazioni ai suoi compagni, sono proprio i difensori in maglia bianco-verde ad allontanare il pallone, a procurare un'altra rimessa in gioco, e questa prima di chiudere la grafica relativa alla possesso palla, piuttosto evidente: 60% in favore della Nigeria, 40% per la Liberia, ma di quel 40% sono rare le occasioni che hanno impensierito i difensori nigeriani. Qui intanto Olise inquadrato, mentre si alza dalla panchina il tecnico della Nigeria, Saibu Amodu. Esce intanto dai pari Crichton, mentre scatta il 48esimo minuto, e in questo momento arriva il fischio finale dell'arbitro. Il senegalese Ndaye Fallah, si abbracciano i tecnici della Nigeria. Esce invece mestamente dalla Coppa d'Africa la Liberia, qui inquadrato Crichton, la sua delusione, abbracci di gioia, naturalmente invece immagini di gioia per i giocatori nigeriani. E a questo punto la situazione sembra definita, no Franco? Sì, direi che sembra ormai definita, aspettiamo solo il fischio finale anche da Mali, Algeria, dove si stanno giocando proprio gli ultimissimi istanti. Per il momento comunque direi che la situazione si è cristallizzata, vedete le immagini proprio sulla destra, Mali, Algeria.
E allora andiamo con l'immagine a seguire, Mali-Algeria. È stato proprio in questo istante un tiro in porta, avete visto, con parata, ma a menare la danza è sempre il team di casa, la squadra in maglia bianca, il Mali, che sta vincendo 2-0, che ha nel primo tempo colpito due pali. La partita si è praticamente chiusa lì, l'Algeria non ha avuto la forza di reagire, e come vediamo abbiamo lasciato con le immagini in attacco la squadra del Mali, l'abbiamo ritrovata ancora in attacco. E qui stiamo per rivedere l'incidente a Tasfaout, vedete il giocatore algerino che crolla al suolo, lo vedete il capitano algerino, qui una botta involontaria ma durissima con il braccio sinistro del giocatore numero 9 e poi la testata a terra, ecco, vedete le immagini, non si è praticamente più ripreso in maniera stabile Tasfaout, tanto che è stato necessario il trasporto all'ospedale. Dall'ospedale non abbiamo ancora notizie e speriamo ovviamente che possano essere notizie buone. Qui si continua a giocare intanto fra Mali e Algeria, ricordo ancora 2-0 e continuo a questo punto sulle immagini a ricordare la situazione, 7 punti per la Nigeria che vince il girone 1 dei campionati della Coppa d'Africa del 2002 con 5 punti il Mali, che è quindi la seconda classificata, eliminata la Liberia che rimane a 2 punti, esattamente come l'Algeria che rimane a 1. Per quanto concerne, ecco, il girone, vedete la grafica in questo momento, un girone che insomma non ha, se vogliamo, portato sorprese, perché la Nigeria è probabilmente la favorita numero uno di tutta la Coppa d'Africa, una miniera di talenti ormai da una decina d'anni a questa parte. Il Mali è la squadra organizzatrice e si sa, molto spesso succede, le squadre che organizzano quantomeno il primo turno, insomma, alla fine riescono a passarlo. L'unica incognita era la Liberia che ha lottato, come abbiamo visto con la telecronaca sempre puntuale di Claudio Lippi, ha lottato parecchio, ha lottato almeno per buoni 60 minuti, 65 minuti, alla pari, o quasi alla pari, se si eccetto il calcio di rigore sbagliato per la Nigeria, ebbene a un certo punto ha dovuto capitolare sull'unico gol della partita. La Liberia a quel punto ha un po' mollato anche psicologicamente, non ha più retto, diciamo così, a livello di tensione nervosa sulla partita, e la partita è finita per 1-0 in favore della Nigeria. Questa è un po' la situazione, qui mancano ancora da giocare un minuto e mezzo, c'è stato un lieve split per quanto riguarda l'inizio del secondo tempo, cosa che capita molto spesso, questo fatto è stato anche fonte di polemiche persino nel campionato italiano. Nelle ultime giornate, come sapete, le partite devono iniziare tutte rigorosamente allo stesso minuto, questo non accade quasi mai, e molto spesso si è detto, ecco, ci sono stati allenatori che si sono lamentati del fatto che le avversarie dirette per qualcuna delle poste in palio del campionato, che sia lo scudetto, la Coppa UEFA, la zona Champions League, si siano lamentate perché l'avversario ha avuto il vantaggio di cominciare magari 4-5 minuti dopo e con questo di sapere il risultato dell'avversaria per tempo. Ci sembrano francamente situazioni abbastanza diciamo ininfluenti tutto sommato rispetto a quella che poi è la partita che si svolge sul campo e che dà i risultati che dà. Ancora intanto in attacco il Mali, vediamo se saprà regalarci un'altra emozione, il Mali che va al tiro dalla lunga distanza con il numero 12 della formazione, Keita Seydou. Intanto ultimi secondi di gioco, almeno per quanto concerne il tempo regolamentare, poi ci sarà da giocare forse qualche istante di recupero, noi chiaramente speriamo siano pochi, perché questa partita a questo punto non ha davvero più motivo di esistere. Vedete anche proprio l'impegno scarso ormai messo in campo dagli algerini, che hanno dato loro solo l'orgoglio. La rimessa laterale di Diakite, siamo al 90esimo, ancora non abbiamo visto segnalare il recupero, il Mali comunque domina in lungo e largo questa partita, l'appoggio laterale di Diarra, parte il cross, la palla che carambola in area di rigore, c'è un tocco al di là della linea di fondo, ma abbiamo la sensazione che l'arbitro abbia fischiato un offside, perché qui è abbastanza pittoresca la rappresentanza di tifosi del Mali che condivide i colori con numerose altre nazionali dell'Africa, come il Camerun, come il Senegal, avete visto la bandiera con i colori giallo, rosso e verde. E ora si attende l'evolversi di questa parte finale della partita.
ricordiamo ancora, fase di recupero, siamo ormai al 91esimo, non abbiamo avuto la possibilità di vedere attraverso il cartello luminoso del quarto arbitro quanto tempo, quanto recupero sia stato assegnato, ma come prevedevamo largamente e anche piuttosto facilmente, la partita non sta offrendo particolari spunti di interesse. Vedete l'Algeria particolarmente ferma sul terreno di gioco, Mali che attacca ancora con Diawara, palla larga sulla destra, vediamo la sovrapposizione, invece azione personale per il sinistro che potrebbe liberarsi, un pallone che non vuole arrivare dove deve e poi finisce direttamente sulla finestra laterale, mentre si sta per completare il secondo ed ultimo minuto di recupero di questa partita. Forse un tocco di mano, palla campanile, abbondantemente oltre la metà campo, lo stop elegante da parte di Mahmadou Diarra. Ecco, c'è il 92esimo, l'arbitro volendo dovrebbe interrompere qui, lo farà forse in questo momento, forse anche lui non si sarà reso conto come il suo collega della partita precedente che il tempo è scaduto. Finalmente un'occhiata al cronometro, ma evidentemente i suoi due minuti sono stati solo un impegno sulla carta, perché continua a far giocare. E riparte un contropiede dell'Algeria con l'avanzata di Mansouri, la palla in area di rigore, poi l'erroraccio di scelta di gioco di Slimane Saho, vedete rientrare, che ha corsato laddove poteva forse anche effettuare un tiro in porta. Ora siamo ormai a 3 minuti di recupero, sono stati segnati 2, attenzione a questa bella azione in corsa da parte della squadra del Mali con numero 8 Touré Bassala, autore del gol del 2-0. Entriamo nel quarto minuto di recupero e allora a questo punto aspettiamo solo il fischio finale e del resto facciamo da tempo. Sentiamo, ecco, finalmente arriva la decisione dell'arbitro di chiudere questo incontro. L'arbitro è Chong Lee Kim e la gioia visibile sugli spalti, ma soprattutto in campo, sui volti dei giocatori del Mali che si qualificano, e ormai è ufficiale, alla seconda fase, che poi è appunto il quarto di finale della Coppa d'Africa, come seconda classificata del girone A. È il primo girone che emette verdetti e i verdetti sono: Nigeria e Mali proseguono, Liberia e Algeria vanno a casa. Dopo il primo turno si sfolla velocemente il pubblico che ha affollato lo stadio di Bamako. Vi ricordo ancora, Mali batte Algeria 2-0. Ed eccoci ancora alle strette di mano, ai complimenti di fine partita, ma a festeggiare sono solamente i giocatori di casa del Mali che hanno vinto 2-0 contro l'Algeria. Vi ricordo gli autori dei gol che sono stati gli attaccanti del Mali, Touré e Bagayoko, poi due pali, tante occasioni, davvero una partita dominata dal Mali che con la Nigeria approda ai quarti di finale della Coppa d'Africa. E ora per la conclusione, Claudio Lippi. Siamo dunque alla classifica finale, più volte l'abbiamo nominata, eccola dunque: Nigeria con 7 punti prima nel suo girone, Mali che segue a quota 5, queste sono le due formazioni che passano ai quarti di finale. Eliminate invece Liberia ed Algeria rispettivamente con 2 e un punto solo. Sicuramente qualcosa in più l'Algeria poteva fare, ha chiuso invece da fanalino di coda, ha rispettato invece il pronostico per quello che concerne il passaggio del turno, soprattutto della Nigeria. Questi sono invece i prossimi appuntamenti. Appuntamenti di domani, ve li ricordo, alle 17, Camerun Togo e Congo Costa d'Avorio in diretta su Eurosport con lo stesso sistema adottato a oggi, cioè la partita principale in svolgimento e l'altra solamente con i gol, mentre avremo la riproposizione poi di queste immagini nei prossimi giorni. Eurosport sta seguendo con una copertura globale e totale la Coppa d'Africa, che è un evento di sempre crescente interesse per il calcio internazionale, il giro d'onore addirittura per i giocatori del Mali, un risultato a suo modo storico questo del passaggio
ai quarti di finale. Noi ci avviamo ormai a chiudere.